Ciao Grigliare Duro Crew, oggi ci affumichiamo a freddo del formaggio con le chips di acero e il nostro tubo. Ragazzi, sono molto contento che è arrivato l'autunno, prima di tutto perché fa più freschino e quindi non si suda più davanti alle griglie e in più anche perché appunto il clima più freddo ci permette di affumicare a freddo finalmente. Sì, c'è il salmone, ci sono tutte quelle belle preparazioni, ma anche prepararsi dei formaggi affumicati è una gran figata e soprattutto è un metodo semplice per iniziare a padroneggiare la tecnica dell'affumicatura a freddo senza magari buttarsi via una baffa di salmone da 100 euro che è perché ho sbagliato l'affumicatura. È un giusto modo quindi per iniziare ad approcciare quella che è appunto l'affumicatura a freddo. Prima di andare avanti ti ricordo di mettere mi piace, iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per supportarci e rimanere aggiornato. Fare i formaggi è molto semplice. Io oggi faccio delle classiche caciotte e delle mozzarelle di bufala. L'ideale è sempre utilizzare formaggi a pasta media. Oggi, vabbè, le mozzarelle sono un caso un po' estremo, ma io essendo di origini napoletane una bella mozzarella affumicata ci sta sempre bene, però appunto si può spaziare magari anche affumicare del gouda, del cheddar, dell'emmental, tutti i formaggi che volete, gli diamo questa bella nota affumicata e poi daranno un gusto affumicato alle nostre preparazioni. Quindi prendiamo il nostro tubo e lo andiamo a riempire con calma con le nostre chips. Una volta riempito per bene il tubo, passiamo all'accensione. Come spiego nel video del tubo affumicatore, l'accensione è fondamentale perché il tubo continui a bruciare per bene senza poi magari spegnersi durante l'affumicatura. Anche perché l'affumicatura a freddo, noi posizioniamo i formaggi e il tubo all'interno del barbecue e ce lo dimentichiamo per qualche ora. Quindi con un cannello andiamo ad accendere bene la superficie delle chips. Dobbiamo fare in modo che prendano praticamente fuoco adesso, quindi dobbiamo accenderle bene. Le accendiamo bene e le lasciamo proprio bruciare per qualche minuto, devono proprio innescarsi per bene. Se avete fretta e andate a mettervi subito questo all'interno del barbecue, si spegne e non produce fumo, quindi bisogna aspettare qualche minuto appunto. Facciamo bruciare per bene le chips. Trascorso qualche minuto, siamo pronti per andare a metterlo all'interno del barbecue e il coperchio andrà a spegnere la fiamma e andrà a continuare a produrre il fumo. Andiamo a posizionare il tubo direttamente sulla griglia, non ci interessa metterlo sulla griglia sotto, e andiamo a mettere i formaggi dalla parte opposta, quindi caciotte e le mozzarelle. Chiudiamo il coperchio e andiamo a chiudere quasi totalmente la vent out in modo che il fumo avvolga per bene il nostro formaggio. Eccoci qua, dopo circa 4 ore di affumicatura i nostri formaggi sono pronti. Oggi abbiamo fatto una affumicatura abbastanza veloce, diciamo che per un formaggio affumicato da conservare nel tempo l'ideale sarebbe fare un 8 ore di affumicatura. La cosa diversa è che questi adesso sono pronti da mangiare subito, mentre una affumicatura lunga, magari di 8 ore, poi necessita anche una maturazione, ok? Quindi se volete fare una affumicatura lunga, una volta che avete affumicato i vostri formaggi, l'ideale sarebbe metterli sotto vuoto e lasciarli magari anche una settimana in frigorifero a maturare. In questo caso possiamo andare subito all'assaggio. Quindi partiamo dalla caciotta, andiamo a tagliarcene un pezzo. Guardate intanto il colore esterno, è segno che la affumicatura c'è stata, gli abbiamo dato un bel colore, il profumo si sente molto bene e andiamo ad assaggiare. Molto buona, gli ha dato proprio quel bel profumino, l'acero comunque gli dà anche quella sorta di dolcezza, si sposa molto bene con i formaggi e quindi niente, abbiamo fatto proprio un bel lavoro. Passiamo alla mozzarella, che è uno dei miei formaggi affumicati preferiti.
Mi ricordo quando ero bambino che andavo giù dalla mia nonna e c'era sempre la mozzarella di bufala affumicata, e andiamo ad assaggiare. Questa anche lei è bella morbida, il profumo si sente benissimo. Molto buona anche questa, e direi che anche lei il test l'ha passato a pieni voti. L'Acero ha fatto un bellissimo lavoro sui formaggi, quindi ve lo consiglio proprio come legno per affumicare i formaggi. Come avete visto è molto molto semplice, basta un tubo, lo riempiamo di chips e lo lasciamo andare da solo, non lo dobbiamo neanche guardare, in 4 ore la durata del tubo, e quindi poi siamo pronti poi per servirlo subito in tavola. Direi che anche per oggi ci siamo, abbiamo affumicato il nostro bel formaggio, lo possiamo mettere in tavola bello tagliato con un bel crostino caldo, qualche affettato, e abbiamo fatto un aperitivo barbecue perfetto. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace, segui il nostro canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su nuovi video. Ci trovi anche su Facebook e Instagram, e per tutte le informazioni www.grigliareduro.com.